Ci colleghiamo con Roberto Arditi, buongiorno. Eccoci qua Barbara, buongiorno. Buongiorno, allora Mario Draghi in giro per l'Italia, ti sembra un Draghi nuovo, rinnovato? Ma guarda, la mia netta sensazione è che quello che ha debuttato giovedì a Genova è per molti versi un Draghi diverso da prima. L'agenda della giornata di Genova non conteneva appuntamenti imperdibili, è stata un po' costruita intorno all'arrivo del Presidente del Consiglio a Genova. Ovviamente non c'è nulla di male in questo, ma è da segnalare che in tutti i mesi precedenti della vita del suo governo, il Presidente del Consiglio ha viaggiato per l'Italia relativamente poco, lo ha fatto in occasioni, in alcuni casi anche dolorose, ma comunque in occasioni molto istituzionali, concentrato su un'agenda di governo che era tutta, diciamo così, in un lavoro di ufficio, per molti versi difficile e complesso anche in virtù della emergenza sanitaria. Adesso forse complice il ridimensionarsi di questa emergenza sanitaria, ma a mio avviso anche perché la partita del Quirinale ha cambiato molte delle posizioni sullo scacchiere politico-istituzionale italiano, con la visita a Genova di giovedì Draghi ha inaugurato una versione della sua guida del governo, diciamo così, un po' più politica, un po' più disponibile ad un rapporto anche con l'opinione pubblica, ma anche con i responsabili degli uffici istituzionali italiani sul territorio. Penso innanzitutto ai sindaci e alle regioni, anche perché abbiamo saputo proprio in queste ore che il capo del governo intende fare questo anche in altre realtà italiane e che lo farà molto presto. Per esempio so che sono in agenda giornate simili tanto in Veneto quanto in Sicilia. Allora tutto questo ci presenta un Mario Draghi nuovo, non certo un Mario Draghi già diventato, trasformatosi, anzi io credo che non accadrà, in figura politica a tutto tondo, ma un Mario Draghi in qualche modo che interpreta il suo ruolo di Presidente del Consiglio con un po' meno dell'aria del Presidente della Banca Centrale Europea o del Governatore della Banca d'Italia italiana come l'avevamo conosciuto, quindi con grande distanza dagli eventi sul territorio, ma in qualche modo un Presidente del Consiglio più simile ai suoi predecessori, anche nel rapporto con l'opinione pubblica e con le città italiane. Lo vedremo più spesso in giro, mettiamola così. Ecco, quello che hai detto Roberto è che non diventerà mai, abbiamo semplificato, un politico, vuol dire che insomma la sua non è ricerca del consenso, che anche se fosse non sarebbe una cosa totalmente negativa. Guarda, io non credo che avverrà una trasformazione come accadde nel 2013 per Mario Monti, da Presidente del Consiglio in qualche modo arrivato in un momento difficile a leader di una lista che si presenta alle elezioni. Io non credo che Mario Draghi farà questo perché secondo me non ne ha l'intenzione, non è nelle caratteristiche dell'uomo. Ma non c'è dubbio che questo nuovo Draghi che abbiamo visto a Genova è un Draghi che anche alle dinamiche politiche presterà più attenzione, il che naturalmente è abbastanza naturale, poiché siamo nella fase finale della legislatura. L'anno prossimo ci saranno le elezioni, ma molto all'inizio, perché si tratterà di elezioni da celebrare tra febbraio e marzo del prossimo anno, al più tardi, e quindi gli equilibri italiani di governo che ci saranno dopo sono già materia di discussione e saranno essenzialmente figli dell'esito delle prossime elezioni. Ora, Draghi non è disinteressato a tutto questo, non è, anche perché è molto influente su tutto questo, e quindi diciamo che ha fatto un passo per stare più vicino a queste dinamiche. Sta cambiando anche lui e staremo a vedere, ecco, cosa succederà. Intanto grazie Roberto Arditi per essere stato qui in diretta con noi su RTL 102.5, ti rinnoviamo ovviamente appuntamento settimana prossima. Molto bene, buon fine settimana a tutti.